sono dispiaciuto di aver trovato questa bestiolina morta. Cos'è questa bestiolina? Evidentemente nella sua tana è andata sott'acqua. Questa è una talpa cieca, lo si vede benissimo, c'ha le zampettine che servono per scavare, come vedete è artigliata, si vede tranquillamente, e ha fatto una brutta fine. Mi dispiace, perché è un animaletto innocuo, anch'esso fa parte del regno animale, e una morte del genere sinceramente non la meritava. Ciao talpetta, ve la faccio vedere, è praticamente cieca. Ripeto, la caratteristica, siccome fa delle tane, è l'artigliatura delle zampe, più che altro quelle anteriori. Ora farò una buchetta e la seppellirò. Ciao, ciao talpettina, mi dispiace. Allora, questo è Cippe. Vieni, su, come stai? Su, come stai? È un po' che non vi vedevo. Vieni, Cioppe, vieni, quello con la macchia bianca più in rilievo è Cioppe. La carezzina l'ho fatta a Cippe. Che bel manto, bello pulito. Vieni, su, vieni, su. Dai, bella criniera, su, vieni. Vieni, orecchioni tutti pieni di mosche, dategli una bella sciaffata. Come stai? Su. Te sei sempre stato quello più docile, più bello. Fai vedere la dentatura, fagliela vedere agli amici. Su. Ciao Cippe, domani devo ripassare da qua, vi porto le carote. D'accordo? Arrivederci. Ciao Cippe, salutami Cioppe che è quello di sotto. Sto seguendo il cavaliere con i due cavalli che poc'anzi era qua e sta montando verso il dente della vecchia. È uno spettacolo meraviglioso. Sta percorrendo dei sentieri strettissimi e a picco. Tra poco scomparirà la vista. Amici, buongiorno. In questi giorni sentiamo parlare di salasso, di manovra correttiva, di governo è impegnato nel fare questa tosatura, diciamo, da cani del popolo italiano per l'ennesima volta. Il termine salasso ha un'origine buona, mentre il salasso inteso in quel senso è una vergogna, il vero salasso è quello che veniva effettuato sulle vene, sul sistema venoso di persone ammalate con eccessi di pressione sanguigna, eccetera, e come veniva svolto? Veniva fatto con degli animaletti che voi vedete qua e qua dentro, sono delle sanguisughe. Infatti oggi il governo è una sanguisuga in senso negativo, mentre queste sanguisughe qui, che sono degli anellidi, degli acquatici, sono tra l'altro sono ematofagi, cioè praticamente venivano applicati sul petto e sulle vene dell'ammalato, diciamo, e questo animaletto succhiava il sangue fino a diventava proprio un animaletto, diciamo, mostruoso da quanto sangue riusciva a ingurgitare, e con questo si abbassava la pressione del sangue, mentre il governo la pressione del sangue ce la sta facendo alzare. Ecco il salasso alla rovescia. Ora ne prenderò qualcuna e ve la faccio vedere
un pochettino più da vicino, ne prendo una e così la potete vedere. Eccolo qua, c'ha una bocca a succhiello. Hanno scoperto tra l'altro che la saliva di questi simpatici animaletti acquatici contiene un principio di anticoagulante e quindi anche oggi è utile egualmente. Allora, governo Salasso negativo, Salasso della sanguisuga positivo. Arrivederci. Bellissimo esemplare di capriolo maschio. Capriolo giovane, lo vedete le corna? Quest'anno è il primo capriolo che riesco a prendere sin da vicino, siamo a 50 metri nemmeno. È una femmina, sta brucando l'erba fresca e tenerina, come si vede. Non è facile di prendere, sono molto diffidenti. Questo alza la testa, come vedete, spesso. È la stagione degli amori, comunque. Ecco qua. Sta riprendendo la strada del bosco, il suo rifugio, il suo habitat naturale. Sta sparendo, è sparito. Vediamo dove sorte. Dietro a quella piccola macchietta sta continuando a brucare. Interrompiamo eventualmente. Eccolo lassù. Eccolo su. Ora è sparito di nuovo. Thank you.
così, guardate che fine, completamente schiavizzato dalla gattina, lei monta anche addosso, quando arriva a casa l'altra gatta mi spada di qua. Vai, via, si saluta, vada un po'. Via, tanti saluti da Sandro e Molly. Ciao, ciao. Leprotto è in braccio a mia moglie, la Bruna, e che lo sta nutrendo con la pappaiola, perché questo leprotto avrà sì e no un mese e mezzo, massimo due, e quindi è la prima volta, ancora prende il latte, mangia l'erba, ancora non la mangia, quindi lo stiamo nutrendo per poterlo poi portare alla forestale, la quale lo rivelerà poi dove riderà più opportuno. È più quello che butta fuori di latte di quello che ingerisce, comunque. Ma guardate qua che è una delizia, è una delizia. Questi sono gli animali dei boschi. Io mi domando com'è possibile, come sia possibile permettere a qualcuno per divertimenti veramente, mi si passi il termine, idioti, sparare a queste bestioline. Vabbè. Sentite che verso che fa. Avete mai visto un leprottino così da vicino? Se ne fa fuori un paio di queste pupaiole a volta, comunque. Non ha perché ha paura, la zampina, è perché è in una posizione non naturale. Quando puppa dalla mamma, chiaramente non è così. Chissà dov'è la mamma. Vabbè, comunque, questa si sta salvando. Quanto c'è di là, da vedere? Aspetta, già che lo mangia ora. Il momento che viene. L'ha adottato, Bruna. Guardate la simpatia di questo musetto. Stop, questo è il secondo episodio, poi vi racconteremo il terzo. Questo è un tritone che caratterizza il Lago Nero. È una specie naturalmente protetta, piano non urlare. Mettici un po' d'acqua però. Mettici l'acqua, Lele, senza bagnarti. No, ma guarda Bellini. Hai visti sotto come sono? Dove ce l'ha? Sono arancioni. Ma dopo se ti sbrighi. Non riesci. Se ti riesce no, ma scusami, ma come fai a pigliare l'acqua a quella maniera? Ma qua? Pesa! Più pochino, è poca poca, È poca poca. Ce la fa? Sì, sì. Intanto naturalmente poi lo liberiamo, si fa semplicemente per farlo vedere un attimo. Ma chi non ha mai visto questo? È un animale preistorico, chiaramente, e questo è autoctono nel Lago Nero a 1750 metri, che è nella zona toscana dell'Appennino ed è sotto al laghetto del Lago Nero. Sopra c'è il, ora ve lo dico, arrivederci, siamo al confine, insomma, praticamente tra la parte della vallata del Cestaione e la parte della Lucchesia. È una
cosa abbastanza rara, perché questi qui si vedono molto raramente. In tutta la zona qua ci sono solo in un altro laghetto, si chiama Lago del Greppio, che è laterale alla discesa, una volta era la pista blu di sci. Può fare anche le riprese. Eccolo qua, una cosa veramente meravigliosa da vedere. Guarda, sto fare. Si tratta di una bella vipera di circa 50 cm, ora l'ho messa in bottiglia, gli ho fatto dei fori. Camperà, poi la libero da qualche parte, ma non certo dove vado a far funghio, cavolo. Dove vanno altri? E stamani sono andato apposta lì in un posto per i funghi, cosa ci ho trovato? Sta cretina lì. Ma poverina, non è una cretina. No, è furba. Qua si piglia in questa maniera. Vieni, fammi vedere il muso, vieni. Guarda, hai visto bella linguetta? L'hai mai visto così da vicino? Ma ce l'ha questi gialli... orecchi, diciamo così, allora non è velenosa. No, ma che, non è mia velenosa, no. Ma sta scherzando. Ma lo sa, mi si riconoscono le vipere, dalla testa triangolare, la coda a punta, vedi, c'è la testa triangolare. Ma allora te la libero, ci giochi? Ha voglia di giocarci un po'? Io? Se non è, secondo te, io te la libero. Se me la liberi, anche velenosa sono. Questa è la vipera, cacchio, è buona. Ah, vedi? Ha paura, poverino. Ha paura, sì. Ci credo, avreste paura anche te. Siamo sulle rive di un delizioso laghetto in montagna, siamo a 1250 metri, nella località della Secchia. Le regine, la Petone, Pistoia, è un laghetto di pesca sportiva molto ben attrezzato, pesca sportiva ovviamente alle trote, molto ben attrezzato, è un punto di ristoro, viene fornito un primo, delle ciambelle calde, molto ben attrezzato perché ce ne sono dei servizi di ogni genere, basta vedere, ben gestito devo dire anche. È ricco di trote ovviamente, perché chiaramente vengono vendute a peso e quindi più se ne pescano e più chiaramente il laghetto le vende. Eccole qua, guardatele. È una piccola oasi, devo dire. Ripeto, molto ben tenuto. Guardate là, al centro. Quante ce ne sono? La gioia dei pescatori, in un stupendo ambiente di montagna in mezzo ai boschi. Sono tutte trote all'incirca di 2-3 etti, 4 etti, eccetera. Vengono naturalmente buttate, però questa è acqua filtrata da una sorgente, quindi è un'acqua decisamente pura. C'è un buon parcheggio. Località La Secchia, si chiama Lago Verde. Guardate da cosa è contornato, è una rete e soprattutto una serie di faggi, panchine, guardate le trote, stop.
mi sono avvicinato ancora. Niente, non ci pensano nemmeno ad allontanarsi. 2, 4, 6, 10, 12 all'incirca. Credo che non sia facile avvicinarli selvatici così tanto da vicino. Sono a una dozzina di metri, non di più.